Viene proprio dal libro di Gardner legato al libro di Lewis Carroll. Non lo sapevo. Sì, 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 assolutamente. L'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie è stato un matematico ricreativo. Martin Gardner è stato uno dei primi contemporanei a rendere famoso il testo di Alice nel Paese delle Meraviglie facendo una bella edizione, quindi è un po' grazie a Gardner la fama che ha avuto questo racconto classico. Sì, in Alice nel Paese delle Meraviglie ci sono diversi paradossi matematici, via dicendo, che Carroll era un matematico, era appassionato di matematica. E c'è un'altra cosa interessante da dire, che Gardner è uscito con una pubblicazione che si chiamava The Annotated Alice in Wonderland. Da lì è venuta l'idea a Darwin Ortiz di scrivere The Annotated Ernaise.